Buongiorno, nuovo vlog. Buongiorno a tutti, nuovo vlog. Oggi vlog casalingo, ma tanto per cambiare, come se io fossi sempre in giro a girarvi vlog. E oggi sono a casa, io giro vlog quando sono a casa e sono libera, perché comunque di solito se ho impegni fuori. Secondo voi? Lo sentite, vero? È inquietante, la mia vita è inquietante. Dai, fuori, disturbati. Ma mi potete dire una cosa? Ma solo io ho i cani disturbati completamente? Oppure anche i vostri fanno così? Perché non è possibile che io abbia dei cani così. Cioè, voi avete visto come ha combinato. Come ha combinato la cuccia prima, no? Cioè, proprio il disastro. Vado, l'ammazzo e torno. Eccomi, li ho eliminati. Io vi stavo dicendo, appunto, sono a casa e li ho eliminati con un biscottino, non fraintendete. Ho ancora tutto da fare, vedete il mio bel letto distrutto. Praticamente mi trovo stamattina a non aver voglia di fare niente, cioè mi sono svegliato, ho fatto colazione, come avete visto, abbondante colazione, perché ieri ho fatto i torcioni di cui vi parlavo l'altra volta, perché io e mio marito, ripeto, siamo riusciti sì e no a mangiarli, e quindi insomma abbiamo voluto rifarli, anche perché oggi è giovedì grasso. Buon giovedì grasso a tutti e buon giovedì grasso. E niente, quindi stamattina mi sono svegliata con la voglia di far niente, come mio solito, perché la mia occupazione principale è quella di far niente. E stavo guardando, mi volevo piazzare da qualche parte perché si fatica anche tenere la telecamera, cioè, adorate, io sì. Quindi mi sono messa a guardare video un po' qua e là. C'era un nuovo video di Daisy del cuore di Violet che io guardo sempre, sapete che io amo tantissimo il suo canale, ma amo proprio lei perché è una ragazza, ve l'ho detto tante volte, veramente speciale proprio anche nella vita, è molto carina, molto dolce, tenera, mi piace un sacco, insomma, le voglio bene io a Daisy, e guardavo insomma il fatto che lei raccontava appunto di queste delusioni, del fatto che ha la malattia della gente, no? Cioè nel senso che ormai non sopporta più nessuno. La stessa cosa succede a me, cioè penso che secondo me è una roba che arriva con l'età. Cioè, a un certo punto tu arrivi a una determinata età e capisci quanto poco bisogno hai in realtà della gente, cioè nel senso che sfoltisci un sacco amicizie, persone, restano proprio che si contano sulle dita di una mano, gli altri diventano proprio un contorno alla tua vita, perché comunque le delusioni non finiscono mai. Diciamo che secondo me, quando si cresce e si diventa grandi, tutti insieme, insomma, le persone che conosci, ovviamente si cambiano, spesso e volentieri questi cambiamenti però non sono compresi dagli altri. Io non voglio sempre fare quella che è superiore, una bella persona più di qualcun altro, perché non è così. Però, cioè, secondo me ci vuole anche un po' di empatia nel capire il prossimo, cioè i cambiamenti che le persone hanno, caratteriali, di vita. Cioè, vanno. Mi arrivano dei messaggi, non è un rumore. Vanno un po' capiti, cioè, nel senso, le persone non sono in grado di comprendere tante volte i tuoi cambiamenti, non sono in grado di accogliere i tuoi cambiamenti, e quindi. Ovviamente non parlo di cambiamenti nel senso di diventare degli stronzi, ecco, cioè, non so se mi sono spiegata, è un po' difficile, quindi insomma l'allergia alla gente ce l'ho anch'io, cioè proprio io non sopporto più nessuno, tant'è che adesso mi è venuto il blocco facile, ragazze, sembra qualcuno che stia, scusate, ma questo rumore sembra qualcuno che faccia delle scorregge sott'acqua, non so se per questo lo adoro. Infatti, insomma, mi è venuto il blocco facile, io l'avevo l'altra volta preannunciato, cioè che comunque avrei cominciato a avere un altro, una sorta di cambiamento, no? Che potrà essere compreso o non importa, però, cioè, io mi sono accorta e resa conto che veramente
Cioè, non state bene, ragazzi, cioè, non c'è qualcosa che non va. Ovviamente mi riferisco a chi fa questo tipo di cose, perché non state bene, cioè, nel senso, c'è qualcosa che non va. Cioè, nel senso, allora, partendo dal presupposto che secondo me c'è a monte un problema serio e grave, nel senso che, cioè, serio e grave. La gravità è sempre correlata all'argomento, cioè non è un argomento grave, quindi insomma, però diciamo il problema serio è che non si è ancora capito che comunque chi fa video su YouTube è una persona. Chi fa video su YouTube a un certo punto della sua carriera youtubiana, a volte lo fa proprio per mestiere. Che sia il suo mestiere principale, che sia un'entrata in più, diventa quasi un lavoro. Quando io faccio un video in cui vi mostro una cosa che mi è stata inviata, una collaborazione che mi è stata richiesta e io ho accettato, sto parlando di quel robottino che vi ho fatto vedere che aspira cose in giro e che si va a pulire da solo, voi dovete capire che io vi premetto sempre che io non sono stata pagata, ma il fatto di premettervi di non essere stata pagata non significa che è una cosa positiva, cioè. Nel senso, non è che io vi dica non sono stata pagata perché allora la recensione è più bella. No, è semplicemente perché io ve lo faccio sapere. Se un giorno dovessi avere qualche collaborazione pagata che accetto, troverete scritto AD o AdV da qualche parte, o comunque nel titolo, negli hashtag o dove cavolo vi pare, perché io vi faccio sapere che è una semplice trasparenza che poi tra l'altro è una legge che esiste, per cui non è che io faccia una cosa tanto straordinaria. Il fatto che molti di voi mi scrivano che io sono non cambiare mai, resta sempre quella che sei, noi ti vogliamo bene perché io sono una persona imperfetta e sono imperfetta anche su questo canale. E questa cosa io mi rendo conto che a volte a me fa cadere veramente le ovaie per terra quando vado a editare i video perché mi dico: ma cioè, cosa stai facendo? Cioè, dentro di me. Però poi capisco che a voi piace da un certo punto di vista perché guardate un canale di una persona che potrebbe essere veramente una vostra amica, una vostra sorella, una vostra conoscente. E questa cosa di vita vera vi piace. Quando io però faccio un video di quel genere, cominciano ad arrivare dei commenti, alcuni li ho cancellati perché innanzitutto non mi sembra corretto nei miei confronti, ma non perché io debba, cioè ragazzi, se io vi faccio vedere un robottino che mi hanno inviato e non me l'hanno regalato, me l'hanno inviato perché io facessi un video, quindi non me l'hanno regalato, un regalo è un'altra cosa, un regalo è una cosa che ti arriva che ti dicono tieni, ti voglio bene, ti faccio questo regalo, tieni, è Natale, il tuo compleanno, ti faccio questo regalo, no, io non è che lo hanno fatto perché io ho una bella faccia, lo hanno fatto perché io ho un canale YouTube, evidentemente a loro è piaciuto per qualche motivo e mi hanno inviato questo affare. Perché io ci facessi un video, però, tant'è che io ho ricevuto questo oggetto, ho dovuto aspettare prima di caricare online il video perché questo oggetto non era ancora in commercio. Quindi loro mi hanno chiesto di aspettare una loro mail con il link. Tra l'altro, se vi interessa. Sulla pagina di Proscenic di Instagram ci sono degli sconti applicabili proprio al robot che avete visto. Comunque adesso li inserirò se riesco anche sotto. Non so quanto dureranno questi sconti, ma li inserisco sotto nell'info box di quel video. Aperta e chiusa parentesi. Loro comunque non mi avevano comunicato nessuno sconto, per cui io non ho messo nessuno sconto. Quindi non è un regalo che mi fanno, me lo fanno perché io ve lo mostro, perché io lo provi e ve lo mostri. È una sorta di pubblicità. C'è poco da fare, cioè loro vogliono visibilità e vogliono far vedere questo robot. Quindi, messaggi del tipo: sì, vabbè, non sarai stata pagata, però te l'hanno regalato. Cioè, quindi, allora, partiamo dal presupposto che io non sono tua sorella e quindi ti fidi di me? Bene, ma non sono tua sorella, quindi. Guarda le cose con occhio critico, come dovrebbero fare tutti, non stare a fidarti di qualsiasi tipo di influencer barra youtuber che ti propina qualcosa e guardaci tu. Un altro mi scrive un papiro di 1 chilometro, l'ho bloccato in tempo zero, perché comunque anche no. Comincia a dirmi: ah sì, io avevo il modello. Un modello vecchio, insomma, precedente a questo almeno, ho dovuto cambiarlo 3 volte perché non funzionava. Non hai fatto vedere, hai fatto vedere soltanto un panno di stoffa.
E non hai fatto vedere il serbatoio da dove va l'acqua, non hai detto quant'acqua ci va. Non... Allora, a parte che il panno che tu vedi, caro, adesso ti rispondo qua perché veramente, cioè non mi va neanche di scrivere, anche perché con queste unghie paro un T-Rex, chissà cosa scrivo. Il panno che tu vedi era attaccato davanti al serbatoio dell'acqua. Il serbatoio dell'acqua te l'ho fatto vedere. La capacità, le cose, ve le potete andare a vedere anche da soli o no? Potete anche arrangiarvi, cioè se io dovessi fare un video in cui vi faccio vedere tutte le caratteristiche di questo, vi faccio venire l'orchite, che significa due balle così, che vi toccano le ginocchia praticamente, se non ce l'avete ve le faccio crescere praticamente, perché vi rompo le balle per un'ora di video, non mi sembra il caso, cioè andate a informarvi da soli, io non ho la palla di cristallo per sapere se questo è l'oggetto della vita o no, io so che è una cosa comodissima, io vi ho detto quello che ho potuto verificare, ho accettato, ma prima di accettare non ci ho scritto deficiente qua sopra. Sono andata a guardare le recensioni, ovviamente dei modelli passati, dell'azienda in generale, perché questo modello non è ancora uscito, quindi non era ancora uscito quando mi hanno chiesto la collaborazione, quindi io non potevo sapere già se il modello sarebbe stato utile o meno. E hanno un sacco di recensioni positive. Ho accettato per questo la palla di cristallo di sapere se tu persona, compri un oggetto e quell'oggetto esce difettoso, io non ce l'ho. Non puoi venire da me a scrivermi che io mi ha scritto che io dico cose non vere perché pubblicizzo un'azienda che fa cose che comunque vende prodotti non buoni. Ma se a te è capitata un'esperienza di M, ma io cosa ci posso fare? Scrivi al servizio clienti, ma che vuoi da me? Cioè, io non so se mi sono spiegata. Cioè, il fatto che venga messa comunque continuamente, sempre, combattute, messaggini, in dubbio la mia credibilità, è una cosa che mi ha stancato veramente proprio a livelli esagerati, nel senso che io ho cominciato a cancellare, non sapete con che gusto, cioè questi si sono visti i commenti cancellati e manco risposto, perché comunque tu mi vieni a rompere le... per un modello che tra l'altro non hai neanche provato, l'altra che mi scrive, eh sì, però te l'hanno regalato, cioè quindi... Se me l'hanno regalato, che ci dobbiamo. Scusate, ma Marta è riuscita ad aprire la porta. Se me l'hanno mandato in omaggio, che cosa ci dobbiamo fare? Non mi regalano niente, non mi regalano niente, non mi regalano qualcosa perché ho questa bella faccia. Me lo inviano perché io ci faccia un video. C'è un accordo commerciale dietro. Non c'è un pagamento in denaro, ma è comunque un pagamento in oggetto. Cioè, buongiorno. Volevo farvi vedere, comunque, per cambiare argomento, anche se vi ripeto, questa cosa regali è un equivoco che avviene anche nella vita reale, nel senso che chi fa quello che faccio io, viene spesso ritenuto persona che riceve regali, persona che riceve cose in omaggio e che ha la fortuna di ricevere cose per la grazia di nostro Signore Gesù Cristo. Non funziona così, nel senso che, come vi ho già detto, io non vengo, omaggiata. Io vengo pagata attraverso degli oggetti, cioè nel senso mi inviano questa cosa gratis, non mi pagano, però me la inviano con comunque una specifica, cioè io debbo fare un video, non è che me la regalano perché io sono carina. Eccole qui i miei torcioni, li ho fatti vedere l'altro giorno. Allora, parliamo di cose serie, cioè questi li ho fatti ieri sera, io vorrei vedere quanti ne mancano, erano 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mezzo, ce ne sono, cioè io ne ho mangiati due, ieri sera e uno stamattina, oggi pomeriggio mi ricoverano e mio marito il resto, infatti non li faccio più, basta, perché questi sono buonissimi adesso, ma caldi sono qualcosa di fenomenale, fenomenale. Ieri tra l'altro ho mangiato... Comunque rompere le cose senza farvele vedere. Ho preso questi burger My Best Veggie al Lidl, sono quelli vegani praticamente, burger vegetali con semi di lino e zucca. Io credo di non aver mai fatto così tanta fa ma di non aver fatto mai così tanta fatica a digerire qualcosa. Questi sono gli ingredienti, spero che voi riusciate a leggerli nonostante. E sono orrendi. Non lo so, a me non piacciono per niente. Il sapore è quello del minestrone. Vi stavo dicendo, il sapore è quello del minestrone misto dado, orrendi. Quindi per me sono assolutamente sconsigliati.
puntino che è piccino, è piccino, è picciò, è riuscito, non è ancora riuscito a finire il suo osso. Amore, Marta invece che è una specie di divoratrice seriale, sì. Mi stavo specchiando per vedere come ero combinata. Là ci sono io dalla parte del cul. Ci mettiamo a fare un pochetto di pulizia perché stamattina c'è veramente il caos in questa casa. E siccome che ritengo che sia passato troppo tempo dall'ultima volta che mi avete visto fare il letto, ecco a voi come si fa un letto. Anzi, ecco a voi come non si fa a fare un letto. Fatto, vi volevo far vedere che mi succede sempre qua sopra. Praticamente, cioè ogni due giorni mi si forma questa polverina che vabbè, qui appare nera, io non so se riuscite a vederla, secondo me sì, perché io in questa casa che è a pian terreno purtroppo, cioè, soffro proprio tantissimo, soffro proprio tanto la polvere. Quindi io quello che faccio, vado a utilizzare il Dyson con questo attrezzo che c'è qui davanti, che è molto 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 comodo per questo, diciamo, utilizzo. Si è scaricato il Dyson, adoro mio marito quando lo usa e non lo rimette a posto. Del Dyson dovremo parlare prossimamente perché ho delle cose da dire. Vabbè, caos in giro, puntino qui. Ve lo volevo dire prima che me lo chiediate, stavolta non me l'avreste chiesto manco morte. Qui adesso è un po' variato da le luci, ecco, così forse andiamo meglio. Che mi chiedete il rossetto. Il rossetto è questo qua che non so se, non penso che abbiate già visto il video haul, comunque che ho preso da Kiko ed è della linea non lo so cosa, Sicilian Notes, sono tutte cose in saldo, Liquid Lip Color Duo, che ha praticamente il colore è il numero 2, ha una parte lucida e una parte comunque opaca, stile tinta labbra. Ma Marta! Si è fregata le mutande di mio marito. Fermati, vai di là. Vi stavo dicendo, una parte opaca che è quella che ho dato oggi, che è praticamente però vi stavo dicendo appunto che ha una parte opaca che è quella che ho dato oggi, è dello stesso colore, che qua sembra più aranciato ma in realtà è più rosato, che resta comunque lucida, quindi sempre colorata, quindi non è un gloss e basta, è un rossetto liquido lucido che ha insomma questo colore qua. Il colore diciamo che è rosato, qui sembra più sulle mie labbra sembra più aranciato, ma è a causa delle luci ed è molto 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 bello. L'ho pagato pochissimo, perché lo dico anche in quel video haul che comunque io non so se è il Kiko dove vado io, però mi è capitato centinaia di volte, centinaia no, comunque volte di andare a comprare qualcosa
e di vedere che sul sito costava di più e quindi anche in altri negozi, presumo, così insomma mi è stato anche detto più di una volta da qualcuno, che costavano di più. Non lo so se lì hanno delle rimanenze, delle cose, credetemi non lo so, però insomma io ho comprato un sacco di cose, ho speso pochissimo comunque per quello che ho comprato. Basta, avevo anche un buono da spendere, per cui anzi, avevo due buoni da spendere e li ho spesi, ovviamente. E quindi, insomma, oggi per pranzo io non ho idea di che cosa dovrò fare. Cioè, avete visto un attimo le mie pulizie. Io devo continuare a pulire la camera perché oggi c'è la disinfestazione camera. Nel frantumco sono andata a mettere sul cavolo sperando non mi faccia la fine dell'altra volta, cioè che l'ho bruciato, perché mi sono messa a farmi i fatti miei, un po' come sto facendo ora. Prima di salutarvi da questo vlog, avrei voluto fare un po' più di pulizie e cose con voi, ma mi si sta scaricando la fotocamera. Il video diventerebbe veramente troppo lungo e quindi insomma la scopa a vapore la do così per fatti miei, ma presto arriveranno video motivazionali super di pulizie, perché comunque anticipiamo le pulizie di primavera quest'anno, perché così mi va, tanto la primavera è già arrivata, purtroppo aggiungo perché non è normale, ma va bene, chiudiamo questo discorso. Vi volevo far vedere i nuovi panni, i miei nuovi panni che ho già da un paio di settimane per la scopa a vapore, sono questi, presi su Amazon. Volevo ringraziare la ragazza che me li ha consigliati, che non mi ricordo il nome, io ragazze ho una memoria veramente pessima, ma ti ringrazio. Quando ho visto che avevo comprato la scopa comunque della Polti, SV440, credo che si chiami, il modello, ma anche qui chissà, mi ha detto che comunque questa scopa, che ha due panni in dotazione, ha un piccolo difetto, cioè che è quello che i panni in dotazione non stanno tanto stabili sotto la base. In effetti, allora, io non ho riscontrato proprio il fatto di perdermeli per strada, però quando si va avanti o indietro il panno leggermente si muove, non di tanto, comunque resta coperta la superficie, però insomma io avevo assolutamente bisogno di prendere altri panni, perché io li uso e li metto a lavare, massimo li uso 2 volte, ma semplicemente se ho pulito qualche cosa che era già pulito, altrimenti io metto tutto a lavare. E siccome ne avevo bisogno, ho preso questi, che sono triangolari, come vedete, sono universali, perché qui hanno questo affarino che, schiacciando ovviamente un po' come gli zainetti o cose del genere, si stringe e quindi vi va a, diciamo, a coprire tutta la superficie della base della scopa a vapore, però diciamo che fa l'effetto mutandina, no? Copre anche i lati. Queste sono, diciamo, universali per molti modelli, fra cui anche la SV440 della Polti, e devo dire che mi trovo benissimo. A differenza degli altri, io trovo il panno molto più sporco, perché pulisce secondo me meglio. Nel senso che si fa un pochetto più fatica, nel senso che, allora, i panni della Polti, quelli comunque in dotazione, comunque originali, hanno una scorrevolezza esagerata, cioè voi è come se stesse passando niente, come se stesse passando una velina, però devo dire che aggrappano meno il pavimento e quindi puliscono sempre bene, perché parliamo di una scopa a vapore, ma non comunque in profondità. Questi sono un pochino più duri da spingere, almeno inizialmente. Infatti il trucchetto che utilizzo io qual è? Io li metto, accendo la scopa a vapore, prima di partire da ferma, quando ovviamente mi viene segnalato che la caldaia è pronta per funzionare, schiaccio il pulsante del vapore, faccio uscire vapore in modo che questo panno si bagni leggermente, e a quel punto scorre molto bene, perché altrimenti le prime passate, diciamo il primo minutino o due di passaggio di scopa a vapore, era un pochino più complicato, insomma, per spalle, schiena. Sapete che io ho molti problemi, quindi cerco sempre di agevolarmi la vita da questo punto di vista, però li adoro. Io non ricordo quando
quanti fossero, io credo, o 7 o 8. Comunque io sotto vi metto il link Amazon dove li ho presi io. Dove li ho presi io arrivano dall'estero e quindi comunque ci mettono una settimana, 10 giorni ad arrivare. Però insomma non è una cosa, non era una cosa di vita o di morte, potevo aspettare. Ho preso quelli perché erano quelli che costavano di meno, non avendo comunque l'opzione Prime, erano meno cari, ho deciso di prendere quelli, però ne trovate tantissimi proprio identici, anche comunque che costano un pochetto di più, ma hanno l'opzione Prime, ecco, quindi potete regolarvi a seconda. Sono veramente comodi perché davvero con una minima spesa, che adesso vedrete sotto, comunque non ricordo più quanto, se 12 euro credo, o 12 o 15 euro, una cosa del genere. E ho tutti questi panni in sostituzione, non ho più l'ansia di dire oddio devo fare una lavata, posso fare una lavata sostanziosa di panni comunque che utilizzo per scopa a vapore, ma anche comunque stracci che utilizzo per il pavimento, che ogni tanto passo anche lo straccio io, quindi insomma sono veramente molto soddisfatta e ve li volevo far vedere. Comunque li vedremo anche presto in azione. Io adesso vi saluto ragazze perché vado a guardare, a fissare il cavolo per il terrore che mi si bruci anche stavolta, e questo non deve succedere. Come sempre vi ringrazio e vi mando un enormissimo bacione. Ciao.